nella scorsa puntata di Disegnando l'Italia. Dopo aver salutato Tiziano, il nostro tenero viandante riparte verso mete ancora sconosciute. Mete che lo portano in posti celati nell'oscurità e sulla cima di un monte, dove in corsa, poi raggiunge il suo punto di sosta, ritrovandosi ospite di se stesso, nella sua amata tenda. Buongiorno. È ora di svegliarsi? Sì, che è ora di svegliarsi. Prepariamo tutto e andiamo. Bene. Ho sistemato tutto e l'unica cosa è che sono ancora tutto zuppo da ieri, sono bagnatissimo, anche le scarpe sono intrinseche d'acqua, ma a parte questo c'è una bella giornata, un bel sole, quindi sono sicuro che andrà tutto bene. Detto questo, avviamoci e vediamo come va. Andiamo. Hoppla. Lascio la strada e vado su per la montagna anche oggi. Aia. Che bella stradina qua. Che l'ha fatta? Mannaggia. E qua? Oh, che bello. Buongiorno. Se riesco a passare, inizio quest'altro percorso. Vediamo un po'. Coordinati, codi. Ok, eccomi. Mi sembra un percorso di alta qualità questo. Ieri non ho mangiato quasi niente e ho fatto una tappa tutta in salita discesa, cammini sotto la pioggia, dormi in tenda e stamattina nemmeno ho mangiato niente, quindi sono poco a poco fiacco. E adesso sto salendo un'altra volta. Ah, ma ce la faccio. Spacco tutto cosa. Non ci credo. Guardate qua. Alla faccia. Che radice immensa. Pizzica. E che? Cioè, è alta più di me. Wow. Che bella. Che bel posticino qua. Beh, qui piazzare la tenda non sarebbe male. Discesa. Non ce la faccio più. Sto cercando un negozino dove comprare qualcosa da mangiare, perché mi sento davvero stanco e devo mangiare, basta. Devo mangiare come un maiale adesso. Mamma mia. E quella mela. Già ho fame. Oppure lei ci mette. Allora, ho preso qualcosina da mangiare finalmente. E nel negozio
conosco Davide, eccolo qui. Ciao. Lui mi stava seguendo sui social, mi ha chiamato all'improvviso e forse questa sera, se non trovo niente dove dormire, forse può darmi una mano lui. Grazie mille, Certo, ma Davide. niente, figurati. Mamma mia, non ce la facevo più, mamma mia. E le sorprese oggi non finiscono, perché quel ragazzo lì in fondo che mi è venuto a trovare si chiama Marco. Ciao Marco! Ciao! Marco, puoi dire alle telecamere da dove vieni? San Nicandro. Da San Nicandro Garganico, San Nicandresi ovunque. E mi hanno appena portato l'Elita, giusto, la ragazza di Marco. Ragazza, Moglie. moglie di Marco, e mi hanno portato del pane pugliese, Panini. grandi, mamma mia, Con puppurato puro anche. puppurato. Facendo il video, mannaggia. Aspetta. Beh, Marco se n'è andato, però sono felicissimo di averlo rivisto. È da tantissimi anni, da 13 anni, 14 che non ci vedevamo. Mi ricordo che ogni tanto andavo a casa sua, a San Nicandro. Perché suo fratello che veniva in classe con me era un po' più secchione e mi istruiva sulle cose che non sapevo. E vabbè, a parte questo, mi sono risentito con Davide, il ragazzo che dal nulla ho incontrato prima, e adesso sto andando a casa sua perché mi dà ospitalità. Oggi proprio alla grande. Ovviamente nemmeno oggi mi manca niente. Eccomi, sono arrivato. Allora, sono a casa di Davide, eccolo qua, grande Davide. Ciao. E in più, oltre a Davide, ho conosciuto la sua famiglia, Rino e Patrizia, eccoli che mi danno ospitalità Wow, questa sera. ciao. Grazie mille. Felice di averti con noi. Grazie. Ecco il piattazzo di pasta e a tavola si è aggiunto un'altra persona, Ciao. eccolo qui, lui è Daniele, ed è il fratello di Davide. Buon Buon appetito. appetito. Grazie chef. Ciao. Percorso La, ecco la sì, mia mega il set figuraccia. fissato è una sorta. Sì. Praticamente sono uscito un po' con Davide e i suoi amici e stiamo per giocare a freccette. Funzione Naz, parte malissimo. 1, 9. Naz va un po' meglio camminando. Bene, tappa di oggi terminata. Oggi è stata bellissima, cioè sono uscito in TV, ho conosciuto nuove persone e ho rivisto tanti amici, quindi sono davvero felicissimo. E a parte questo, adesso vado a dormire e domani vediamo un pochettino cosa fare. È capace che mi prendo una giornata di riposo. Boh, vediamo. Buonanotte. Allora, ho lasciato Davide e oggi è la mia giornata di riposo, come vi dicevo, e mi trovo con Evelyn. Eccola qua, lei è Evelyn, una mia amica che mi ha raggiunto. E adesso tieni Evelyn, mettilo. E adesso faremo un giro nelle vicinanze di Como. Vai Evelyn, saluta. Bravissima. Le mani della famiglia Adams. E loro? E loro pizzica quanti ne sono. Bene. La mia giornata di riposo continua. Sono ancora con Evelyn che si nasconde. Ciao Evelyn! Adesso noi continuiamo un altro pochettino a passeggiare e poi saluto Evelyn.
e io torno di nuovo al mio punto di sosta e poi domani mattina riparto. Quindi vi do adesso il saluto, così almeno posso gustarvi un po' la passeggiata, e mi raccomando, se vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!